Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un altro episodio della nostra modalità carriera allenatore con il Bari. E ragazzi, oggi ci sarà tanto tanto mercato e proveremo a finire questo torneo precampionato per vedere cosa riusciamo a fare in più a livello di moneta. Allora, andiamo nell'hub di mercato. Ragazzi, devo fare un colpo. Vi ho risparmiato tutte le trattative, quelle lì dove aspettiamo che l'osservatore, o meglio, il direttore sportivo dell'altra squadra ci dice tutte le sue iniziative e tutto il resto. E quindi, ragazzi, voglio fare il super colpo, ma non solo. Voglio trattare Andrea Conti, mio pupillo ragazzi, cioè veramente lui può fare sia l'esterno destro che il terzino destro, lo posso mettere anche punta questo giocatore, ma veramente lo voglio a tutti i costi, costa tanto, però ho raggiunto un accordo, circa 11 milioni più qualcosina che ora vi faccio vedere. Allora, poi un altro giocatore che voglio chiudere è Joachim Andersen, lo scambierò ragazzi con 1.900.000 più Masi, sapete, ha circa 26 anni se non sbaglio, è un 70, prendo lui che ha 23 anni ed è un 72 con un'ottima crescita. Allora, prendiamoci prima di tutto Conti. Allora, tratta, andiamo a fare la trattativa classica per il contratto, mantieni per saltare, ok, vabbè. Ovviamente cruciale, cioè titolarissimo assolutamente. Poi firmare per 3 anni, accetta immediatamente, te ne avrei dati anche di più. Clausola recissoria annulla. L'unica cosa ragazzi, ci sarà il 5% se non sbaglio sulla futura rivendita di Conti, perché era l'unico modo per provare a prenderlo in questo modo, altrimenti non me lo davano, chiedevano un sacco di soldi in più, ma per riuscire ad averlo ho dovuto accettare questa piccola clausola. Ragazzi, che ve lo dico a fare, Andrea Conti, clamoroso. Allora, stipendio, non voglio buttarlo, c'è sempre questo bug assurdo, io gli darei subito i suoi 85.000, più vabbè il bonus ingaggio, ora me lo dice lui, spero non mi rida addosso, offerte troppo ba... Oddio, quanto vuole di ingaggio, 65.000 a settimana, però paghiamo un po' di meno. Va bene, ci sta. Quindi ragazzi, direi che abbiamo chiuso Andrea Conti, mamma mia Andrea Conti. E ora chiudiamo anche Andersen, lo scambio con Masi, ve l'ho già detto, 1.900.000 per lui. Allora. Vabbè, facciamo accetta, va benissimo, giocherà assolutamente. 4 anni mi va più che bene. E poi come contratto facciamo, ok, ruolo squadra importante, stipendio 24.000, va benissimo, accettiamo. Altro giocatore portato a casa ragazzi, e ora ce l'andiamo a vedere nella rosa, o meglio ce li andiamo a vedere nella rosa, eccoli qua, Andrea Conti e Andersen. Mamma mia che giocatori ragazzi, non lo metto subito titolare Andersen, ma si farà tante partite. Conti invece lo vado a mettere subito titolare. Per il momento lo metto al posto di Lombardi, poi vedremo, ma probabilmente giocherà lì. Salviamo. Allora ragazzi, faccio vedere nell'hub di mercato anche tante altre cose, tanti altri giocatori che sto seguendo. Li sta seguendo l'osservatore per vedere quanto valgono e quanto hanno di overall, logicamente. Vi faccio vedere un po' alcuni nomi. Joaquin Ardaiz, ovviamente come sapete io cerco sempre giocatori un po' sconosciuti ma che sono particolari. Poi Ibrahima, Ba, Ketia, Zabana, Eduard, vabbè tutti i giocatori. Poi vabbè ragazzi, qui c'è il sogno Davi Serker, perché io voglio una punta che faccia gol. Questa volta mi serve un terminale offensivo assurdo. E perché ho preso anche Conti? Perché ha una grandissima velocità, so che può cambiare la partita, può dare quello strappo in più alla partita in velocità e può mettere dei cross meravigliosi per la punta. Uno o due attaccanti assolutamente, Federico Bonazzoli, Budimir che anche se ha 27 anni mi piace un sacco, Gabriel Barbosa un po' il sogno, Ponce, la Dapo praticamente ho fallito la trattativa. E ragazzi, io direi che al momento abbiamo 0 budget trasferimenti e 3.000 per gli stipendi. Io farei una cosa, dato che prima e seconda stagione non ho assolutamente utilizzato nella rete mercato globale
né il cambio di proprietà per rendere un Bari un pochettino più competitivo quest'anno e divertirci ancora di più. Il cambio di proprietà lo dobbiamo fare, perché sennò veramente non riusciamo a prendere più nessuno, e quindi secondo me possiamo utilizzarlo. Quindi riscattiamo l'oggetto, ok. Non ci darà proprio tantissimi soldi, io ve lo dico, però qualcosina penso che arriverà. Allora, simuliamoci questa partita, gioca subito Andrea Conti, ragazzi. Vediamo se nel suo esordio ci porta qualcosa a casa. Magari un bel assist, un bel gollettino, non lo so. Segnate Boer, compagno di fascia di Conti. Non si sa mai che hanno scambiato loro due. Skippiamo, segnano i due terzini. Benissimo, 2-0 per noi. Andiamo avanti in questo torneo precampionato. Ora dobbiamo selezionare gli allenamenti importanti. Allora, ha trovato dei giocatori in Svezia. L'osservatore, sapete che ovviamente dobbiamo portare a casa un obiettivo: far giocare due giocatori della primavera dopo averli aumentati di 10 punti. Allora, vediamo chi ha trovato. No, aspettate, non ho letto. Sta per concludersi. Non ha trovato nessuno, possibile. Vabbè, allora in Spagna non ha trovato nessuno, cerchiamoli in Italia. No, che dice? Fatemi controllare. Aspettate, Portogallo, vabbè, cerchiamo nel Portogallo. Busellato l'abbiamo venduto, ragazzi, sono arrivati 1.400.000 per i trasferimenti, che non è male. Quello che è giocatore, Lombardi e Iocolano, ringrazia per l'occasione, va bene. Allora, fatemi vedere se sono arrivati i soldi al cambio di proprietà. Ecco qui, pensavo di meno, ragazzi. Devo dire la verità, pensavo che arrivassero meno soldi. Invece 38 milioni. Ragazzi, 38 milioni, forse qualcosina di meno perché aggiustiamo il budget. Vediamo, mettiamo 100 milioni di budget. Sui 33 milioni non sono affatto male. Dobbiamo prendere assolutamente la punta, ragazzi. L'unica cosa, io avanzerei poco poco per cercare di finire questo torneo precampionato. Magari devo fare gli allenamenti, ragazzi, mannaggia la miseria. Magari a qualcuno non sarà piaciuto il cambio di proprietà, però veramente, dato che l'anno scorso non ho potuto vendere i giocatori per quel bug assurdo, un po' di soldi servono assolutamente. Allora, non sono sicuro di trovare giocatori, ok, ma non ho capito perché mi dice qua, non è che è un altro bug. Secondo me è un altro bug. Vabbè, allora, offerta ritirata, va bene. Per la prossima partita vuole giocare Zanellato, va bene, quindi mettiamolo in campo per il momento. 4-3, so già il sondaggio come è andato, ragazzi, però attenzione, per l'inizio di campionato userò il vostro modulo principalmente, poi mano a mano sistemiamo. Allora, simuliamoci questa qui con Langers, sarebbe bello vincere ancora e fare punteggio pieno, dico la verità. 3-0, Ivan e Zanellato, proprio lui. Quindi un bel 3-0 secco, siamo alle semifinali. Allora, premio torneo 850.000 euro, che non è male, e ci ringrazia Zanellato. Tutto in live questo episodio, ragazzi. Allora, fatemi verificare un po' la situazione. Facciamo gli allenamenti, se no ci dimentichiamo e non è il caso. Allora, io direi di selezionare assolutamente un giocatore della primavera. Allora, per il momento in attacco no. Io, vabbè, Conti lo faccio allenare giocando alla fine. Allora, mettiamo prima i centrocampisti. Voglio assolutamente, vabbè, Guidi no, per non va bene per l'obiettivo. Io mi voglio allenare, chi è che ho preso? Ferrari. Assolutamente, lo devo far alzare di 10. Quindi ci metterei difesa Arcigna, ok. Poi, altro giocatore che vorrei mettere è, ovviamente non metto un terzino come Hakimi che è in prestito, però forse Anderson, però principalmente alleniamoci Krešić che ci serve, che sale assolutamente. Mettiamoci difesa avanzata. Poi altro allenamento, io ce lo metterei ai centrocampisti, principalmente Zanellato. Nei moduli che vogliamo utilizzare ci serve anche un COC, però prerogativa, facciamo nei passaggi. Prerogativa è sicuramente alla punta. Poi vediamo un buon COC Jolly, diciamo. Petriccione non lo vorrei allenare granché. Io mi allenerei, dov'è Ivan? Perché anche lui può giocare sia CC che esterno. Allenerei nel dribbling, sinceramente. E poi ultimo giocatore, sapete che vi dico, io mi alleno proprio Mikai, 25 anni ancora.
lui può crescere, può arrivare vicino all'80, quindi mi sembra il caso. Vediamo questi allenamenti cosa portano, per il momento non sale nessuno. Avanziamo un po', ragazzi, per la semifinale. Se dovessimo vincere contro il Darmstadt, la finale potremmo anche giocarla. Vediamo un po'. Allora, la mia ricerca in Cile sta per concludersi, va bene. Allora, lui lo mandiamo in Italia, va bene. Allora, vediamo un po' che combiniamo con il Darmstadt. Spero non avvengano infortuni particolari, altrimenti è veramente un casino. Segna subito Ivan, ragazzi, io skippo subito, 3-1. Mamma mia, siamo in finale a sto punto, non pensavo fosse così scatenata la mia squadra. Ufficio, conferenza stampa, va bene. Allora, motiviamoceli, parla bene, anzi. Premio torneo, altri 1.500.000 che vanno aggiunti al budget trasferimenti, che diventa di 37 milioni. Forse chiudiamo a 40 milioni dopo questo torneo col Tolosa, la finale già affrontata nel, se non sbaglio, nel precampionato. Arriva un'offerta per Kozak, 2.600.000. Attenzione, attenzione. Allora, ho rifiutato il prestito per Zanellato al Bari. Allora, deleghiamo. Sì, però almeno facciamo non vendere per meno di 2.600.000, io direi. Ok, va bene così. Poi, ragazzi, vediamo un po'. Io ovviamente aspetto un po' gli osservatori, cosa dicono qui. Vabbè, la rete mercato globale non mi dà... Ecco, mi dà... Madonna, io proprio Hurtado volevo cercare, ragazzi. Oddio santo, lista preferiti. Andiamocelo subito a trattare, Hurtado, che è un centrocampista veramente niente male. Ma come ha fatto? Ma vabbè, io proprio Hurtado volevo provare. Allora, trattativa per acquistare. L'unica cosa è che non sappiamo quanto vale e tutto il resto, quindi andremo un po' a caso. Offerta per il cartellino. Io offrirei, forse mi ridono in faccia, ma offrirei 2 milioni. Però è brutto senza sapere ancora, ma secondo me, ecco, lo sapevo che mi chiudevano le porte. Vabbè, ho fatto una stronzata qui, ma vabbè, aspettiamo che ci arrivano i rapporti degli osservatori, perché ho chiesto, e così poi possiamo fare bene mercato. Allora, vediamo qui, perdiamo 2-0 la finale, maledizione, vabbè, non importa, almeno la finale non siamo riusciti a vincerla, però siamo andati avanti al massimo in questo torneo precampionato. Vediamo, non cresce nessuno. Però c'è un'email, la tua prestazione, va bene, dai, va bene, vediamo, il budget è sempre di 37 milioni. Ok, ragazzi, attenzione, attenzione, offerta della nazionale USA non mi va bene. Kozak hanno accettato di pagare 3 milioni e 3 per Libor Kozak. Dai, per 3 milioni e 3 Kozak, che non ha inciso in Serie A, ci può stare assolutamente. Elio Capradossi, ragazzi, no, cioè lo rifiuto proprio perché non mi va di venderlo, vi dico la verità. Kozak invece accetto, quindi vediamo. Vi ripeto, sto aspettando un po' i rapporti degli osservatori per muovermi poi su... skippiamo per gli allenamenti, forse sono arrivati adesso, per muovermi poi sulla punta principalmente. Allora, facciamo gli allenamenti che sono sempre i soliti. Dai, qualcuno adesso sale, secondo me ancora no. Tutte queste email, ragazzi, vediamo cosa dicono. Ecco, lo sapevo che adesso arrivavano i rapporti. Allora, in Portogallo nulla. Va bene, cerca... No, aspettate, già in Italia sto cercando. Vai, dov'è? Qui in Turchia. Ma era il suo paese. Vabbè, ricerca... No, vabbè, per il momento non lo utilizziamo questo osservatore. Allora, vediamo con calma. Ci sono tutti i resoconti, fantastico. Ora ce li vediamo praticamente tutti. Allora, anzi, andiamo qua nell'hub di mercato, ce li vediamo con più tranquillità, secondo me. Episodio tutto dedicato alla punta, principalmente, anche se abbiamo fatto il colpo Conti. Allora, vediamo. Non si può vedere da qui? Sì, ok. Allora, vediamo i giocatori che ha calcolato. Ardaiz, non so se si pronuncia così, vale 3 milioni e 9 ed è un 71, che sicuramente non è male come seconda punta. Allora, Ibrahim Ba, no, 66 non va bene, quindi lo togliamo. La Dapo, togliamolo. Nketiah, anche lui troppo basso. Zabana, deve ancora arrivare il rapporto osservatore. Mamma mia, quanto è forte Hodson Edward, che secondo me può fare anche un ruolo diverso dalla punta. Vediamo, allora. Maolida pure, ottimo. Madonna Serke, ragazzi, non costa neanche tantissimo quest'anno. Valore 12 milioni, cifra fra i 15 e i 22. Raga, io lo provo Serke. È veramente un
una questione di cuore, Serke, lo sapete. Allora, decidiamo il tipo di accordo. No, scambio, a me va bene la rosa, non voglio scambiare granché. Io offro quanto vale, 12 milioni, vediamo che mi dicono. Affare fatto, non cederemo Serke per questa cifra. Oddio, almeno 19 milioni. 19 milioni è un po' troppo, io voglio cercare di prenderlo a meno. Proviamo sui 15 milioni, ragazzi, vediamo che ci dicono. 15 milioni, mi dispiace ma abbiamo già fatto il prezzo. Aia, aia, nuova offerta, dai, fammi risparmiare almeno 17 milioni, secondo me puoi darmelo. Dai, dai, per piacere, mi dispiace, non siamo disposti ad abbassare ulteriormente il prezzo. Qua rischiamo, ragazzi, ma io provo sui 18 milioni. Dai, lo sconto di 1 milione per un pupillo che ho, penso ci possa stare. Mi sembra offerta equa. Ok, 18 milioni Serke. Trattiamo. Mamma mia, ragazzi, chiudere Serke sarebbe un sogno. Troppo, ogni anno deve entrare nella mia squadra. Sì, perché tu vai a fare la punta, ruolo cruciale, assolutamente. Vediamo. Quanto vuole di anni? Io ti metto 5 anni, devi stare sempre con me. Vediamo. Non è soddisfatto, vuole 3 anni. Va bene, dai, 3 anni va bene. Ignora clausola. Io direi che è tempo di parlare di stipendio. Oddio, qua sembra sto bug che non mi mette subito. Facciamo 30.000 così e speriamo che non si arrabbiano. Ok, 360.000 di bonus e 24.000 a settimana. Dai, ci può stare assolutamente. Ok, chiuso Serke. Mamma mia. Poi un'altra punta assolutamente la dobbiamo prendere, ragazzi. Vediamo un po'. Allora, Osimhen, 20 anni, 71. Non male. Federico Bonazzoli, no, togliamolo. Maolida, ragazzi, vice Serke sarà Budimir, però aspettiamo ancora. E qui non arrivano altre offerte. Allora, questi qui teniamoli caldi per il momento. E nel frattempo, ragazzi, è ingaggiato un fuoriclasse. Perfetto, andiamoci a vedere il nostro Serke qui in squadra. Dov'è? Madonna, ragazzi, un 77 di overall, spettacolo puro. Questi due mi faranno impazzire, Conti e Serke, ragazzi. Spaccheranno tutto in questa Serie A, perché noi puntiamo veramente a giocarcela bene. Qui abbiamo Henderson che me lo porto in panchina, Krešić tu farai il titolare davanti alla difesa, quindi salviamo. E ora, ragazzi, vi dico già che essendo praticamente a fine luglio, io ora farò nel prossimo, cioè lo farò da solo, poi nel prossimo episodio mi regolerò, vi farò vedere che proverò a prendere un centrocampista di qualità, tanto bene o male abbiamo ancora 19 milioni, quindi i soldi ci sono tutto sommato, un centrocampista di qualità e volendo anche un'ala se giochiamo col 4-3-3. Perché ok, abbiamo Lombardi come sostituto, abbiamo Iocolano, penso che lo darò, un'ala assolutamente, un'ala e un centrocampista centrale. Però potrei anche puntare a qualche giocatore qui che ho preso dal resoconto, ragazzi, come punta che può servire sia per fare un attacco a due, sia come vice, tra virgolette, Serke, e anche magari come esterno, perché molte punte possono fare anche l'esterno, perché sto seguendo giocatori abbastanza veloci. Quindi, ragazzi, io direi che questo super ricco episodio di calciomercato può finire qui. Due super colpi, ragazzi, cioè Serke e Conti. Mamma mia, non me lo aspettavo, vi dico la verità. Ci ha dato una grossa mano il cambio di proprietà, lo ammetto, però dai, per divertirci ancora di più serviva un po' una piccola scossa, visto che le prime due stagioni non l'avevamo utilizzato. Quindi, ragazzi, tanti mi piace per questi nuovi acquisti, iscrizione al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ragazzi!